Eccoci qua, ben trovati. Oggi la musica ci porta da un giovanissimo cantatore. È con noi Ego. Ciao! Ciao, ciao. Ciao Ego, che piacere. Tu sei in promozione con un brano molto carino. Si intitola Maschere. Portaci dentro queste maschere. La canzone è nata appunto dando uno sguardo alla società odierna. Tutta questa cosa dell'aver paura di parlare, di esprimersi perché si è sempre subito con il dito puntato, questa sensazione di avere sempre il dito puntato, sempre pronto a criticarti per ogni cosa che dici o fai. E questa canzone è un po' tra virgolette, un canto di rivolta, uno sfogo per provare a ribellarci, perché mi ci metto in mezzo anch'io, a ribellarci a questa sensazione. Quando nasce Ego come cantautore? Allora, quando avevo sui 12-13 anni ho iniziato a scrivere le prime canzoni, anche se erano quelle canzoni, sai, quelle che si scrivono un pochino così, magari per la prima ragazza, così, Certo. sono quelle che sono quelle che diciamo sono anche magari prive di prive di esperienza, diciamo, come canzoni. Certo. Però sono iniziato più o meno in quel periodo lì, poi pian piano ho iniziato a curare un pochino più la tecnica e i dettagli, ancora ne ho da imparare, ovviamente sono gli inizi, però un pochino Però riesco sei meglio bravo, rispetto ad te lo allora. dico io, però sei bravo, insomma. Grazie. I social, come hanno preso il brano e quanto sono importanti per la tua musica? Allora, i social sicuramente oggi come oggi sono importantissimi perché viviamo di social, che da una parte è brutto perché si è perso un pochino quella cosa del vivere proprio da uscire, perché si è più sui social. Però sicuramente al giorno d'oggi i social sono importantissimi. Ho iniziato io mettendo delle cover di altre canzoni proprio sui social, cioè li ho sfruttati anche io per quel motivo lì. Certo, oggi siamo tutti social, diciamoci la verità, eh? Apriamo un cassetto, c'è un sogno. Quale? Il sogno sarebbe riuscire a, diciamo, a vivere con la musica. Mi piacerebbe perché è un sogno che ho proprio dentro al cuore. Riuscire a condividere con tutti quello che ho davvero da dire, cioè tutta la mia musica. È proprio la tua passione, eh? La tua passione Sì. primaria. Senti, ci dici le pagine social che veniamo a curiosare un po'? Allora, su Instagram, ego.dreamer, su TikTok anche lì, ego.dreamer. Su Facebook c'è la mia pagina personale che è Davide Geloso e la mia pagina che è Ego e su YouTube Ego. Bene, allora, ecco, ti dico grazie mille per questa chiacchierata e Grazie noi vi lasciamo a Maschere. Ciao! a te. Ciao. Quando ero bambino sognavo solo una cosa, una vita migliore, ma mi mancava qualcosa. Giocare a pallone con gli amici nel parco, forse solo un diamante divenuto cristallo. Conosciuto il vero me in un giorno triste come tanti. Mi ho urlato, ascolta Davide, tu non sei come gli altri. Prendi carta e penne, libera le tue emozioni. Così come il vento arriva al mare, fa volare gli aquiloni. È da una vita che trattengo tutto dentro. I demoni che petto forse son più grandi di me. Ed ha imparato a criticare senza un senso. Quindi ogni giorno la gente indossa maschere, ma io non lo farò. Io non lo farò. Non ho mai
smesso di cercare la pace che ora non trovo. Ma non mi arrenderò mai, ti dico provo e riprovo. E non resta a guardare l'alba di un nuovo giorno. So che sei la tempesta trasportata da un tuono. E conosciuto il vero me solo guardandomi in viso. Quando piangevo dentro ma fuori mostravo un sorriso. In fondo non c'è modo di cambiare ciò che siamo. Maschere di un volto che non vediamo. È da una vita che trattengo tutto dentro. I demoni che petto forse sono più grandi di me. Ed ha imparato a criticare senza un senso. Quindi ogni giorno la gente indossa maschere. Ma io non lo farò. Guardo lo specchio e sento che c'è qualcosa. Il mio riflesso è diverso, sembra un'altra persona. Provo a raccontarti come davvero mi sento. Quando sto a pezzi distrutto però sorrido e poi mento. Aiutami tu a sentirmi me stesso. Senza maschera addosso voglio togliere adesso. La gente sta zitta con la faccia impaurita. Tu pensa ciò che vuoi ma per me non è vita. Che trattengo tutto dentro. I demoni che petto forse sono più grandi di me. Ed ha imparato a criticare senza un senso. Quindi ogni giorno la gente indossa maschere. Ma io non lo farò. Io non lo farò.